Salve gente, sono Jack di Gaming Knowledge e benvenuti in questo video di questa specie di rubrica, diciamo, che mi sono inventato, l'angolo del pigiama, ovvero dei video in cui parlo di qualcosa. In genere lo faccio di sera, dopo aver visto magari dei video in cui altra gente parla di qualcosa o gente fa cose, o comunque succedono cose che vanno a suscitarmi quello spirito di voler andare a dare un messaggio, parlare di qualcosa, dire la mia, per cercare magari di smuovere un po', non so, i pensieri, offrire qualcosa di più. Allora, in questo video parleremo di Luke 4316, Luke 4316, dei suoi problemi e del fatto che lui si sente in questo momento, diciamo, abbandonato, dice lui, nessuno lo aiuta, è solo. Partiamo facendo due precisazioni. In questo video io lo faccio perché voglio aiutare veramente questa persona. Voglio aiutarla dandogli dei consigli, ma voglio aiutarla anche, prima precisa, c'è l'altra precisazione, che voglio aiutarla anche dicendole però la verità, dicendo come stanno le cose, dicendola a lei, a questa persona e anche ovviamente a voi che state guardando questo video. Perciò iniziamo subito dicendo una cosa. Allora, Luke 4316, noi sappiamo, e voi che magari lo conoscete sapete, che questa persona ha una famiglia. Allora, una persona che ha una famiglia e quindi che non è magari un ragazzo che non deve lavorare perché c'è la mamma e il papà che lo mantengono, no? Una persona che ha una famiglia che ha bisogno di soldi deve fare soldi. Per fare soldi deve lavorare. Ci sono tantissime persone, e credo che voi lo sappiate, magari i più piccoli non ci pensano, ma credo che tutti gli altri, non so, forse dai 14 anni in più in su dovrebbero capirlo. Ci sono tantissime persone che oggi vivono situazioni veramente difficili, che a volte perdono il lavoro, ma lavori veri, non lavori in cui stai seduto dietro una scrivania, giochi, monti qualche video, lavori in cui veramente sudano tanto. E non voglio sminuire ovviamente Luke, non voglio sminuire nessuno, perché so che c'è tanto impegno anche dietro il lavoro degli YouTubers, ma non è mai la stessa cosa. Questa cosa perché la dico? Per sottolineare il fatto che noi, quando vediamo un Luke 4316 che va a denunciare una situazione di disagio e di problemi di economici, di difficoltà, dobbiamo ricordarci che contemporaneamente ci sono tantissime altre persone che soffrono gli stessi problemi. Perché dico questo? Perché c'è una differenza. Ovvero, quelle altre persone perdono magari il loro lavoro e cosa fanno? Ne cercano un altro e basta. A volte riescono, a volte non riescono. A volte cercano aiuto in qualche amico, magari ce la fanno, magari non hanno amici, si arrangiano. Luke 4316 cosa sta facendo? E cosa ha fatto in questi anni? Io non lo seguo da molto, mi sono interessato a questo personaggio ultimamente. Dopo che ha fatto dei video in cui parlava di alcune cose su Ciccio Gamer, svelando alcune verità interessanti. E quindi ho apprezzato queste cose e ho seguito Luke 4316. Però da quello che emerge, da quello che lui sta dicendo ultimamente, sembrerebbe che questo soggetto, Luke 4316, non è che abbia dato veramente il massimo per il suo canale. Perché non ha dato il massimo? Allora, io ho fatto delle critiche a Luke 4316 scrivendo nei suoi commenti. E queste critiche sono rivolte al fatto che i contenuti che porta sono, non so, contenuti a mio parere banali, noiosi, inutili, che non lo so, possono piacere ad una nicchia. Alcune persone appassionate di Minecraft, non lo so, da impazzite che ancora continuano a vedere Minecraft. Ma cazzo, oggi Minecraft non tira più. Non gliene frega a nessuno niente di Minecraft. Io ultimamente avevo voglia di giocare a Minecraft e ho detto, ma quasi quasi mi faccio un gameplay, mi faccio una serie, una piccola serie e la metto nel canale, ma non l'ho fatto perché non ho avuto tempo e magari forse fra qualche giorno potrei iniziare a farla appena troverò il tempo. Ma perché lo voglio fare? Perché mi è venuta voglia di ritornare in quel mondo, di giocare la partita in hardcore, che la trovo molto stimolante, e basta, ho detto, mentre ci sono mi registro e carico questi video. Che, ripeto, cosa che ancora non ho fatto. Ma appunto perché ne avevo voglia? Perché mi era tornata questa voglia a me, ma non perché penso che Minecraft possa attirare o attirare gente. Minecraft è finito. Ormai l'era di Minecraft è finita.
Ora ci sono GTA, ci sono Fallout, i COD. Questi sono i giochi che tirano oggi. Ci sono i giochi di merda, non so, cerca un gioco di merda, fai una recensione, fai vedere che ti incazzi, che ti dà fastidio, che ci sono dei bug, e ottieni visual. È molto semplice. Perciò quello che sto dicendo adesso, in questa prima parte iniziale, è che se tu non ti reinventi, se tu sei convinto di poter continuare a guadagnare, attirare gente, fare visual, portando sempre gli stessi contenuti, senza cambiare la tua persona, senza rinnovarti, stai sbagliando. È ovvio che il tuo canale non cresce, e anzi pian piano decresce. Io seguo persone che in continuazione si rinnovano, che portano contenuti veramente ben costruiti, che studiano, che lavorano realmente su YouTube, che si impegnano realmente. Io non metto in dubbio che tu magari puoi lavorare al video editing di un video, ti puoi impegnare nel montaggio, eccetera, ma devi studiare, devi riflettere, devi cercare di capire cosa va in tendenza, cosa attira di più. Se non fai queste operazioni basilari, semplici ed ovvie, perché poi ti lamenti? Praticamente Luke cosa fa? Si sta lamentando ultimamente di non essere aiutato dal proprio network. Poi lui vorrebbe denunciare che il network va a aiutare maggiormente quelle persone che portano più visual, portano più soldi. Ma cazzo, questo è ovvio, maledizione. E a fine video, nel video mi sono rotto il cazzo, a fine video dice: ma allora datemi il 100% se non vi interessa nulla di me. Allora, su YouTube non devi per forza avere il network, puoi semplicemente inserire una serie di annunci, e tramite questi annunci e un account AdSense guadagnerai i soldi giusti che ti dà YouTube senza bisogno di network. Se tu sei invece pagato dal network, giusto? Ma già devi ringraziare, già il servizio il network te lo sta offrendo, perché il network ti permette di guadagnare di più magari di quello che guadagneresti normalmente con dei semplici annunci. Quindi il problema non è del network. È ovvio che il network, se vede un personaggio che all'improvviso esplode e guadagna centinaia di migliaia di iscritti, centinaia di migliaia di visual ogni giorno, si interessa a lui e cerca di farlo rimanere, diciamo, su quell'onda di successo. È una cosa ovvia. Mentre un canale che sta morendo, che porta sempre le stesse cose, è ovvio che se ne disinteressa. Cioè non c'è niente di strano. Devi essere tu a rendere il tuo canale più interessante. Allora, tu cosa vorresti fare? Il gaming? Ma il gaming non sono solo 2-3 giochi di merda che non si caga nessuno, vecchi. Il gaming non è questo. Io sono uno studente. Per arrivare dove sono, nel senso, per arrivare ad una situazione in cui posso studiare e fare dei video su YouTube e quindi andare avanti nella mia vita, cioè ovvero lo studio, e contemporaneamente portare dei video delle quali non ci guadagno niente, non ci sono annunci, niente, non me ne frega niente, semplicemente voglio avvicinare della gente per cercare di portare contenuti come questo in cui parlo, descrivo delle situazioni, faccio un po' di critica. Solo questo mi interessa realmente. Per arrivare a questa situazione, quindi una situazione di tranquillità, io fin da piccolo ho lavorato, ho studiato, mi sono impegnato nella mia vita tantissimo, ho sostenuto la mia famiglia. Adesso ho 23 anni e in questo momento posso fare dei video in tranquillità dai quali non ci guadagno nulla, e è tutto qui. Mi sono impegnato durante la mia vita. Tu attualmente cosa stai facendo? Ci sono persone che su YouTube, prendiamo ad esempio Breaking Italy, fanno dei video in cui ottengono le tue stesse visual, le stesse visual di Luke, ma il contenuto di quei video è di un livello proprio irraggiungibile per te. Perché stiamo parlando di un ragazzo, non so se qualcuno lo aiuta, che cerca informazioni, fa degli ottimi montaggi, analizza, discute delle situazioni complesse di cronaca di tutto il mondo e ti va a dare dell'informazione genuina, utile, per una fascia di età che può andare dai 16 fino ai 20, 30, 40, 50, 60 anni. E ottiene quanto?
30-40 mila visual nella prima giornata e nella seconda giornata, più o meno come quelle che ottieni tu. Ma c'è una differenza enorme tra il suo lavoro e il tuo. C'è una differenza enorme tra l'impegno che ha lui e l'impegno che hai tu. Non, ripeto, magari nell'impegno che mette nei tuoi montaggi, ma nell'impegno di ricerca, di lavoro che sta dietro, che va oltre il semplice montaggio di un video. Tu non fai questo lavoro, non fai il lavoro di ricerca. Tutto il tuo lavoro si limita appunto a fare questi gameplay. Basta. Ultimamente stai facendo questi video, questi vlog, e vanno bene. Sfogati, metti, mostra la tua esperienza di persona, mostra i tuoi pensieri, le cose che ti hanno fatto arrabbiare. Quello è un buon lavoro, va bene. Utilizza questo, mostra la tua esperienza, ma non fare cazzate. Non fare cose ridicole che fanno ridere. Nel video mi sono rotto il cazzo. Ci sono delle parti in cui metti una musica di sottofondo, tutta, non so se triste, musica orientale, dovrebbe essere evocativa. Parli che sei in bilico. Cioè, a me viene da ridere, da morire, è una cosa ridicolissima. Appare un uomo su una corda. Ma che cazzo fai? Cioè, allora, io che sono grande l'ho trovato una cosa veramente ridicola, che fa ridere. Magari, non so, qualcun altro sarà piaciuto, non lo so. Ma sono cose... Cioè, cos'è che voglio dire adesso? Ora lo spiego rapidamente. E mi dispiace dirtelo, ma... Tu sei vecchio. Sei vecchio. Il tuo problema è che non riesci a capire come andare a raggiungere il pubblico. Prova a guardare altri video, prova a guardare video di altre persone, non so come fartelo capire questa cosa. I tuoi video sono fatti male. Sono fatti male non perché non hanno il titolo giusto e la miniatura giusta come dici tu. È proprio il video, cioè, nonostante tu ci metti il tuo impegno, le cose che mostri fanno ridere. Sembrano spot anni 80, spot di bassa qualità anni 80, non lo so. Danno l'impressione di qualcosa di vecchio. È ovvio che la gente non riesce ad attirarla. Tu devi puntare ad avvicinare il grande pubblico. Il grande pubblico qual è? Sono i più piccoli. Come fai ad attirare i più piccoli solo con un Minecraft che non va più di moda? Se tu ti consideri un gamer, perché principalmente inizialmente erano video di videogiochi, cioè video di giochi, no? Prova altri giochi, fa degli investimenti, compra il nuovo gioco che uscirà nel 2017, famosissimo, importantissimo, porta dei gameplay, porta la tua esperienza con questo gioco, le tue emozioni che ti ha offerto, il tuo pensiero, porta la tua abilità all'interno di questo gioco. Questo devi fare. È così che si cresce, portando contenuti diversi, vari, varie tipologie di contenuti, non portando sempre Minecraft finché ormai non ti caga nessuno, c'hai 20.000 visualizzazioni a video e basta. Perciò, forse sono stato un po' ripetitivo in questo video, mi dispiace. Ma quello che volevo dire l'ho detto, ovvero che non possiamo dare la colpa agli altri del fatto che nessuno ci caghi. Non possiamo prendercela con il network. Che cazzo gliene fotte al network? Devi essere tu a portare soldi al network, devi essere tu a portare visual tramite il tuo impegno. Se il network vede che tu come personaggio funzioni, si interessa a te e ti aiuta. Altrimenti devi già ringraziare che ottieni un pagamento da questo network, perché ci sono persone che se ne fottono, i network non ce li hanno e si prendono solo i pochi spiccioli che ottengono tramite gli annunci nei video, annunci che non va a vedere nessuno perché tutti usano adblock. Quindi il network già il lavoro te lo fa, già ti aiuta. Se tu vuoi crescere, reinventa te stesso, cambia, porta nuovi contenuti, non lo so, inventati qualcosa. Porta anche tu, commenta fatti di cronaca pure tu, che cazzo ne so, mettiti a rompere le palle a tutti gli youtuber che trovi, mettiti a criticare tutti, fai qualcosa per attirare gente, va bene, ma non è un problema. Ma non ti lamentare se i tuoi cali sono dovuti al fatto che in questo lungo tempo non hai portato nulla di nuovo, mentre come tu stesso dici gli altri l'hanno fatto. Quindi caro Luke, io ti auguro il meglio. Voglio ripetere quello che ho detto all'inizio, ovvero che ci sono tantissime famiglie che quando perdono un lavoro non vanno a lamentarsi con un network, non possono fare questo. Si arrangiano, se ce la fanno
ce la fanno, se non ce la fanno non ce la fanno e finiscono in rovina. Situazioni molto tragiche che spero che tu ovviamente non raggiungerai. Ma se vedi che YouTube non fa per te, se non ce la fai, prendi in considerazione il fatto di fare un altro lavoro. Non casca il mondo. Oppure sfrutta quei... aspettate che scorro, perché sono nella sua pagina. Sfrutta quei 693.954 iscritti che c'hai. Porca troia, li avessi io. E rifletti bene. E dai qualcosa di vero, di nuovo, di grande, che gli altri non danno. Mettiti a tavola, anche con tua moglie, con tua figlia, non so quanti anni ha, tutti insieme, ragionate, cercate di riflettere su qualcosa di nuovo, qualcosa di vostro che gli altri non possono dare. Ci sono tanti modi per attirare gente, per mostrare qualcosa di bello al pubblico. Non si parla solo di guadagnare, si parla anche di dire a se stessi cosa posso dare io che gli altri non possono offrire. Quando tu trovi qualcosa che gli altri non possono offrire, hai vinto, perché a quel punto tutto il pubblico dovrà andare da te, perché tu sei l'unica persona che potrà offrire quel contenuto. Come io sto offrendo questo video in cui parlo tanto, faccio questa critica e questo consiglio che magari gli altri non hanno fatto, sono sicuro che tu e tante altre persone, anche voi che guardate questo video, se volete fare successo dovete trovare dentro di voi e potete trovare dentro di voi qualcosa che gli altri non possono offrire. Ho chiuso. Al prossimo video date magari un'occhiata al mio canale se volete vedere, se vi incuriosisce sapere cosa porto in questo mio canale, cosa faccio.